Faccio a tutti ragazzi, qui è Canlupo, oggi siamo con un nuovo video, Road to Challenger parte 67 ragazzi. Questa volta siamo con Gnartop, con il TP ragazzi. Mi avete detto nel video di Jace, innanzitutto ha fatto tantissime views e ne sono contentissimo. Mi avete detto di parlare un pochino di più o di mettere la musica di sottofondo. Allora, la musica di sottofondo non la metto perché ho visto che quando l'avevo messa molti di voi si sono lamentati che non la volevano. E quindi proverò a parlare un po' di più. Poi, raga, vi volevo dire anche che la mia vera mi ha creato un casino, cioè io non ce l'avevo così basso. Cioè, sono Diamond 5-0 punti, ma sto giocando qui Platino 1. Beh, è vero che comunque sono Diamond 5-0 punti. Platino 1, Platino 2 è il massimo. È il minimo che ci sta. Loro hanno due cornici silver, cioè loro nel senso Zed e Jarvan, quindi che stanno insieme con me. Due cornici silver e sono Platino, cioè Tristana Diamond 5-16 punti, quindi raga, speriamo che vada bene. Perché io di retrocedere non ne ho la minima intenzione. Portiamola qua e andiamo in invade. L'invade non è solo per stillare il buff, raga, ma anche per fare una force blood o comunque in qualche modo cooperare il tuo buff, ecco. Perché se tu invadi da qua, saprai che loro, a meno che non passano per di qua, infatti noi passiamo per di qua. Non ci c'è. Ah, per ridere no, me ne torno top, tranquillo, tranquillo, povero. Ok. Mettiamo qua, siamo una Q qua. Non c'è nessuno. Ok, aspettiamo qua, a minuto e 40 risaliamo. Allora, regà. Allora, perché Gnar è forte? Comunque ditemi se vi piacciono queste nuove miniature, ma ho messo sto sfondo nuovo con la Road to Challenger, ditemi se vi piace. Se no, uso la Road to Challenger vecchia, comunque ogni Road to Challenger metterò il Champion, credo che è più cazzuto anche, no? Abbiamo dato qualcosa, però c'ha la Crystalline Flask. E diciamo che con Gnar è molto difficile stare appresso ai Irelia, perché un champion che ti salta addosso ha lifesteal, comunque, ed è molto tankoso, quindi ha un CC, è veramente tosto. Quindi l'unica cosa che posso dire è cercare sempre di avere più minion con Gnar, come no. Ah, non serve troppo poco. Bisogna cercare di rassare il più possibile, però il problema è che loro hanno gazzi jungle. Dovrebbe gankarmi veramente facilmente. Good job bot. Job. Secondo me arriva cazzo di top. Ma ci lo sta molto attento, raga. Secondo me c'è cazzo di top, eh. C'ha ancora due stack di cristallin. È una devozione normale, quindi. Ci maxeremo la Q, assolutamente. Dobbiamo cercare di arrassarla da lontano e
Già questa fa così. E dobbiamo fare sempre tre stacche, raga, sempre. Shadow. Ah, l'ignite non ha il TP lei, quindi neanche può regalare. Ridice. Usciamo sta wave e la teniamo sotto d'ore, raga. Lei non c'ha neanche il TP. Flash at 9. Ve l'ho detto, raga, cercate sempre di ricordare quando hanno flashato, no? Almeno avete anche un controllo sul loro summoner. Faccio perdere il più farm possibile. Però facendo così male salva pure a me, però almeno prendo l'XP. Affanculo. Ok, e ora torno di TP, ragazzi. Dobbiamo farci vita contro lei, quindi regaliamoci, facciamo una Giant's Belt, tanto i danni li facciamo. E regaliamo Giant's Belt, Gank Top, Gerbo. Ok. Giant's Belt che poi sarà seguito da Randwins, però prima di questo ci faremo anche il Phage, così avremo anche danno, o se no una Shin, vediamo. Comunque la Giant's è un item fondamentale contro i Rally a cognare, perché contate che lei fa danno pressoché solo di True Damage. Quindi ha comprato una ward, ma merda. Fatto bene. Ward. Però noi per poco facciamo il 6. Ecco, direi la sta mid. Ora gli ha misto, cazzo annata. È scomparsa l'aria. Ma perché se è andata a mid qua ora ha fatto una cazzata assurda. Allora, tranquillamente ora che lei è stato d'ore. Ogni tanto un attacco così. Oh, questo. Oh. Oh. Così. Vabbè. Brava. Mi cosa riga che lei ha la cristallina in flask, no? E c'è cazzo di stop, non so forse. No, che ieri non c'è nato. No, 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 no. Dopo di questo regaliamo, raga. Ok, regaliamo, ci facciamo un'altra Doran's e le Scar. Anzi no, guardate in che situazione starei ora, raga. Buono. Ora ce ne andiamo, neanche guardiamo il farm, cioè. Viene gazzista e ci fa un culo rosso contro un capannone. Quindi. Allora, ragazzi, pensiamo un attimo. 7,20 l'armor, che però non è che ci serva tanto l'armor ora, perché andiamo. Però c'è anche gazzista e l'armor ci potrebbe servire. Non so se farmi longsword. E questo? Sì, ora. Ah, posso farmi anche. Perfetto, va bene. Benissimo. Voglia, che cazzatona. Good job bot. Niente da dire. Mo mi hanno fatto una cazzatona un pochetto. Però va bene, dai, ci sta.
L'unica cosa che dovete fare con Gnaro contro Irelia, raga, è arrassarla. Anche se magari perdete qualche minion per arrassarla, arrassatela. Se ne perde più di voi. Ora voi penserete, ma che ha fatto? Ecco che ho fatto. The kite, raga, the kite. In realtà stavo pure per morire, però. Mi sono tankato mezzo. Cioè, sta cosa non la dovete fare, è stata subito a lei, eh. Se no, mi avrebbe killato, semplicemente, mi avrebbe veramente killato. Non sono andato greedy come la merda a buffo, veramente. Non lo fate a casa. Mi dovrei comprare una ward perché Gazzizio si ora gankasse Gazzizio. Ragazzi, potrebbe portarmi in una situazione di svantaggio. Diciamo questo. Ma sapete perché? Perché Irelia ora non è proprio del tutto sotto. Perché comunque le farm. Sta a 46, io sto a 69, però non è tutto sto grande stacco, so 30 minion, 25 però. No, sono 23, vabbè. Io ho pure 2 kill in più. Però dovesse anche a Gazzizia e lei si prende un casino di exp. Poi so cazzi. Quindi ora andiamo sicuri lì che ce la killiamo 100%. Boh, ecco. Ma sei stellari? Love. Gerva ma chiusa, ha fatto un po' una cazzata qua, però vabbè dai. Però dai, vabbè, ci sta. Dobbiamo aspettarcelo. Cioè, aspettarcelo no. Però non so proprio stupidini, quindi non si fanno le cazzate del bronzo qua. C'era qualcosa sotto, si sapeva. Quindi vabbè. Ora io direi di chiudersi. Cioè, ci dobbiamo fare un pezzo del run della Trindy. Sua. Vabbè, dai. Vabbè, dai, abbiamo fatto. Quanto abbiamo fatto? Non lo so, io non sono morto, non ho usato neanche la ulti perché o non ce l'avevo o non so perché non l'ho usata. Ok, purtroppo in sto teamfight Zed mi pare che sia la stessa perché ne ha fatto un cazzo a meno che non si sono killati. Uno stronzo, non mi ricordo chi. Ari purtroppo si è salvato e poi Gazzizio. No, Gazzizio è morto. Ok, mo si fanno il drago. Merda. Merda. Io dovrebbero lasciare tanto per andare alla torre top. È una cosa worth it alla fine. Cioè, loro si prendono il drago, se no non ci muore nessuno, almeno prendono la torre top.
Attacchiamo la torre. Hanno fatto un 2 per 1 e si sono preso il drago loro. Ma il punto ora quello di loro che è morto, Ari, viene top, no? E io non posso pushare. E abbiamo levato anche qualcosina a sta torre. Allora, riflettiamo. Ci possiamo fare le Mercury, ci possiamo fare la Nezomi, ci possiamo fare la Fage. Se ci facciamo le Mercury non ci possiamo fare nessun altro di due item. Se ci vendiamo le Doras ci possiamo fare Mercury e Randuin's. Quindi ci faceremo. Ci faceremo, che cazzo ho detto? Ci faremo Mercury e Randuin's. Ma che cazzo ho comprato? Le Mercury per il semplice fatto che hanno Arid che tanta, Kha'Zix che slow, Leona che stona. Avete capito? E Randuin's Summon appunto la stessa cosa. Mi serve vita, hanno due true damage, quindi la vita è importante. Ora ci facciamo la Trinity che mi dà anche vita e AD. Quindi è buono. Ora ho perso un po' di danni, Ho perso un po' di danni perché, non so, ho pendato direttamente da due, no? Ora mi conto che loro hanno il drago, però noi abbiamo due torri. Mamma no, nulla! Scusate ragazzi, mia madre che strilla, quindi... Ah, mamma mia. Vado dopo, però purtroppo, raga, vedete, l'ona sta mid, c'è Kha'Zix mid. Enzo è morto. Per carità, Saranno gioca male loro, perché facendo così si stilano l'ex a vicenda. Però se poi loro ci vanno come dei coglioni. Cioè loro si stanno a splittare da soli, no? Basta pusha le lane. E riusciamo a vincere questa partita così a buffo, ah. Invece loro, non capisco, tipo Jarvan, Zed, cioè non piace per forza. Buono. Chi è che ha fatto double? Tristana. Buono, se Tristana è fortina. Ok, perfetto. Non ci riusciamo a prendere sta torre. Arriva qualche stronzo, sicuro. Infatti sto sbagliando a rimanere qua ora. Sto sbagliando di grosso. Però la forza del mio non è troppa quella. Buono. Ok, non ho i soldi per la Fage, però ho il cazzo i soldi per TP up. Ho il cazzo di soldi, ragazzi, per la scena. Quindi ci faremo la scena. Abbiamo preso anche la Dory Mid, vai, fabulous. Più al TP posso venire da una mano. Ez, noi non si lascia una merda. Mamma mia. What the fuck, boys? Ma che hanno combinato? Cioè Jarvan... Ah, Jarvan ha giocato... Sta giocando malissimo. Oh, lol. Stop. Just...
round. Try to click this thing. Allora, ci calmiamo, dobbiamo star calmi. No, Zed ha fatto una cazzata. Comunque, raga, abbiamo Jarvan. Che sta giocando malino, ha regalato un bel po' di kill. Bravissima, Gianna. Però loro c'hanno Irelia, lo so. Infatti sì. Non faccio l'errore che ho fatto io anche a team, raga, no. Vabbè, prendiamoci sta dove va. Buono. Vedete, da Ranked Team ho imparato che io sarei andato top ora. Ma non è che c'è già una che me l'ha pingato, perché sennò sei andato veramente top. Ok, basta, basta, basta. Perfetto. Abbiamo i soldi per il Fage, andiamo subito in lane. Ok, qui abbiamo fatto una bella cosa, raga, perché... È vero, forse ci potevamo girare anche prima, perché comunque... Loro erano in 3 con meno di metà HP, però... Meglio non rischiare, raga. Quando è così che non sei sicuro al 100% che hai preso un obiettivo e tutto, non rende la cosa worth it a loro, torni indietro, basta. Come abbiamo fatto qua, una bellissima cosa, abbiamo preso il Drake, 3 kill e siamo tornati indietro. Adesso Jarvan dovrebbe regalare. Allora, loro hanno 0 torri, noi abbiamo questo drago, noi abbiamo 4 torri. No, loro hanno una torre. 4 torri e un drago ne abbiamo. Ok. Vado top. Un minuto al TP, raga. Irelia non ha il TP, vi ricordo. Dopo la Trinity, visto che hanno la Zeke, ora fa un bel po' di dannetti. Ha fatto quella triple kill là. Si pare. Ma credo che mi farò una tormille comunque, sì. Sì, credo che mi farò una tormille. Sto registrando, ma... Merda. Ora arrivo anche io e tra poco il flash, quindi la loro torre è 600 HP. Questo tipo due stronzi, mi pare. Buono, dai. 2 per 1. Allora, Zed, o la City o no la City, cioè. 2 per 1, io mi sono attaccato 3 di quelle merde.
pure dovuto rilasciare. Merda. Morta. Purtroppo non siamo riusciti a shottare Zed. Non è riuscito a shottarlo. Lol, ma che cazzo dice quello? Attaccato tutto. Allora, tra poco spawna il drago, quindi siccome, come avete visto, le fight sono molto tostarelli, no? E io ho il TP, prendo la torre, ho il TP. Top Leono ulti. Sono venuto in 3 top, non me l'aspettavo. Ah, vabbè, sto prendendo, c'ho proprio per prendere forse. Bravissimo Zed, ha fatto una bellissima cosa. Magari prendesse una Q. I have TP, guys. Brava Tristana. Shorty P, shorty P, shorty P, shorty P. Vaffanculo, va. Good job. Good job, raga, mi sono piaciuto. Ma facciamoci il drago. Facciamo un cazzo di Drake, facciamocelo, tranquilli, no? Una cosa... veloce, veloce. Regalamo. Mamma mia, raga, mi sto piacendo. Veramente un bel team, però. Tristana sta giocando benissimo. Tristana sta giocando veramente benissimo. Good job, Tristana. Ci facciamo il trinket rosso. Ci facciamo il trinket rosso e l'elisir rosso. Vado top a clearare. E qui ci potrebbe scattare anche il baro. Info, guarda. Brava Gianna che la stanno a prendere. Zed mo fa un bel po' di danni. A parte che fila qualche schisciotto buffa. Faccio danni, no? Oh, zero, raga. Ok. I have got. Perfetto. Forse non mi devo far scattare la passiva. Buono, buono, buono. Che fa che gli dicono a Tristana?
Tanto bot a loro sta pushando, no? Eh no, niente, non riusciamo a farci... Vabbè, peccato. Ci chiamo la Trinity prima della Tormel, se no non ce l'abbiamo più sta cassa del Trinity. Che culo. Sono riusciti a coverare, peccato, la torre 300 HP. Qui dobbiamo stare attenti, perché mo... Se qui facciamo una cazzata, ne ripaghiamo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fino a sto punto, quindi... È vero, ma ha scritto, mi sono scordato di rispondergli. Allora... Sì, è vero, dobbiamo forse al bano. Vieni, nato l'inibito. Good job. Ci facciamo sto baron, good job veramente. That smite, bro. Io pusho top, intanto ci possiamo prendere anche questo volendo. Facendo così, portiamo pressione a... Ah, tanto, di là ci possono stare perché hanno 3 morti, ecco, ora che magari sono nati. Forse ci possono stare pure un po' di meno là. GG, well played. E la partita può finire anche qua, raga. Possono anche surrendare, cioè. Ho pushato qua, almeno ho portato pressione alla mid. Forse ci viene anche qualche minion in più. Abbiamo fatto praticamente tutto, ragazzi, ora regaliamo e poi finiamo la partita. Cioè, veramente... Abbiamo fatto tutto. Mamma mia, sbagliato io qua. Io credo che ora ci possiamo fare anche... Ci serve danno ora, raga. Facciamo la Black Cleaver. Minchia è successo. Vabbè, tanto loro non possono pushare, raga. Non ce l'abbiamo fatto niente proprio ora, quindi... Aspettiamo loro che spawnano e poi andiamo tutto bene. Ok, aspettiamo, tranquilli. We don't have fretta. Oh. Bam. Ora se poi non la finiamo. Ma cazzo.
Guarda bot, cioè raga non possono difendere loro. Guarda, 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 non ce la fanno. E noi gli pushiamo. Non ce la fanno a difendere, guardate il mio che ci abbiamo. GG World Player. E si vince, ragazzi! Si torna a vincere! Io spero che, ragazzi, il game vi sia piaciuto. Io spero che questo game vi sia piaciuto, perché io mi sono piaciuto tantissimo. Ho parlato, ho cercato di dirvi più cose, mi ho preso solo 9 punti, però sti cazzi, ragazzi, meglio 9 che niente. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace, lasciate un bel feedback per dirmi se... Così, in questo modo, parlando un po' di più, magari cazzeggiando di meno, ma comunque parlando. Vi è piaciuto il video? Se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, l'ho ripetuto 3 volte. Tre volte. What the fuck? A faccia a tutti, ragazzi, da Galupo. Bello.